Ciao a tutti, oggi andremo a imparare come sostituire la lampadina che illumina le manopole del climatizzatore e del riscaldamento. Allora, quello di cui avremo bisogno per fare questo lavoro sono un paio di guanti, tipo quelli da lavare i piatti, un cacciavite piatto, una tenaglia e uno straccio. La lampadina è qua dentro. Dunque, per estrarre la lampadina dovete sfilare via questo pomello. Per sfilarlo lo dovete portare ad ore 12. Quindi così. Ok, ora che il pomello è posizionato in questo modo a ore 12, non vi resta che posizionare uno straccio qua per non rovinarlo e poi con la tenaglia estrarlo. Ci andiamo a infilare la tenaglia. Una volta che è preso saldamente, tirate. Dunque, per poter estrarre la lampadina, come vedete, è qui dentro, con le dita non ci arrivate. Avete due metodi per sfilarla. Uno è usare una pinza a becco sottile, tentare di prenderla e sfilarla, però è un procedimento pericoloso. Quindi se ve la sentite potete usare una pinza, se no dovete aprire anche qui. È un pochino più lungo, però almeno ci si riesce facilmente. Dunque, per poterlo fare, anche queste manopole le dovete portare ad ore 12. Poi prendiamo con la pinza e tiriamo in maniera decisa. A questo punto dovete estrarre questa protezione e vi serve un cacciavite piatto. Questo pezzo è incastro, quindi fate un po' di leva. Ora che abbiamo liberato, dobbiamo sfilare via questo. Anche questo pezzo qua è tutto ad incastro. Bisogna cercare di sollevare questa parte leggermente e poi tirare. Ecco qua. Questo qui è tutto un convogliatore di luce della lampadina. Come potete vedere, abbiamo la nostra lampadina qua. Ci basta prenderla e sfilarla e sostituirla. Una volta che abbiamo la lampadina, che è una lampadina normalissima a innesto T5, la mettiamo qua in posizione. Accendiamo un attimo la macchina per vedere se si illumina. Perfetto. A questo punto non ci rimane che rimontare i singoli pezzi. Sempre con molta calma. Ecco